Sono Marco Matarese, sono un tatuatore. E oggi in studio sono venute delle persone alle quali ho proposto un tatuaggio. Ciao, ciao. Marco, piacere. Vieni. Hai già tatuaggi? No. Hai già tatuaggi, vedo? Sì. Fai vedere. Questo? Sì. Il nome di mia figlia e poi che rappresenta un po' la mia storia, la mia famiglia e delle cose, insomma, che ci tengo a ricordare. Senti, ti propongo un tatuaggio. Te la stampo direttamente e poi ne parliamo. Ok? Ok. Dammi il braccio. Allora, lascialo così. Sai cos'è? Un numero. So cos'è e fa impressione vederselo addosso. Sì, ma non sono certo. Ti spiego meglio, aspetta. A5405 non è solo una sigla. È un uomo. È Nedo Fiano, uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz ancora in vita. Nedo ha dedicato tutta la sua vita a ricordare quell'orrore, per raccontarcelo, per farcelo conoscere. Ma da qualche tempo la sua memoria non funziona più. E adesso che lui non può più ricordare, siamo noi che dobbiamo ricordare per lui e diventare la sua memoria. L'impatto è stato forte in quel momento perché per un attimo la sensazione è stata quella di essere un numero. Questo tatuaggio è il simbolo del ricordo. Lì in quel momento ho pensato alla tristissima ironia della sorte che ha voluto che si iniziasse lui stesso a dimenticare quello che aveva subito. Forse noi siamo veramente l'ultima generazione che conoscerà o avrà una testimonianza diretta. Ricordare quell'orrore è l'unico modo per permettere che non succeda mai più.